Ringrazio tutti voi per la vostra attenzione. Allora, ho scoperto poco fa che questo è un libro vecchio, che non è una novità, che lo ha fatto diversi anni fa, più di 2008, quindi una decina di anni. E io credevo che fosse invece un punto non di arrivo, ma insomma di passaggio dopo tanti altri libri fatti prima, e questa cosa mi incuriosisce molto, perché in realtà, come potete vedere guardando sul muro i disegni e le illustrazioni di Alessandro, Alessandro c'ha due modalità principali. Una è quella del disegno al tratto con l'inchiostro. Io non mi intendo di tecnica, quindi non so che tecnica usi, ma insomma il pennarello sottile, insomma l'inchiostro, bianco e nero, il nero su bianco. E poi l'altra invece è quell'esplosione di colore che c'è nelle cose che vedete nella stanzetta di là, dove credo che siano acquarelli come cose, no? E in cui, come dire, si ritrovano delle sintonie o delle, non so se sono delle influenze chiare, ma insomma uno vedendo quelle cose pensa al Cavaliere Azzurro, pensa a Noce, pensa a un certo tipo di espressionismo, quello più allegro, quello dei disegni sul Marocco, quello del Klee più, no, più giovane, più bizzarro anche. Cioè il colore come cosa, come perno di tutto quanto il lavoro, è il colore che conta in qualche modo, l'esplosione del colore. Molte di quelle immagini sono quasi delle esplosioni, sono dei fulmini che esplodono, sono delle deflagrazioni di colore. Mentre qui invece siamo nel bianco e nero assoluto e nelle forme definite, chiare, insomma. Gli alberi sono alberi, le persone, sono sempre filiforme, il filo, sono tutti, come si dice, sottili, sono tutti come l'ombra della sera che ispirava Etrusca, che ispirava Giacometti, no? Sono come dei controluce in cui si vedono solo queste, no? Queste forme deformate, però elegantissime, lunghe, sottili, che sono però in movimento. La cosa impressionante, a me, vedendo questo libro, mi viene anche in mente quei libretti che c'erano una volta e purtroppo non ci sono più, se Cristina li rimettesse in auge come opere d'autore funzionerebbero, dove si, no, tanti fogliettini appiccicati che uno li sfogliava e venivano fuori delle figure in movimento, che poi un po' l'origine del disegno animato, no? Era immagine dopo immagine, c'è qualcosa che cambia e alla fine c'è il gatto che mangia il topo, che insegue il topo, c'è insomma varie cose che erano giochi di un tempo, giochi di una volta. Cioè c'è un insieme, un incrocio di cose, ma è bene parlare di questo, soprattutto visto che è questo il libro di stasera, un insieme di cose che danno l'idea di un continuo movimento, no? Danno l'idea di una metamorfosi continua, figure che cambiano in continuazione, sfondi che diventano primissimi piani che diventano sfondi, corse, figure che passano e figure che in questo movimento continuo mutano, movimento e mutamento, diventano altre cose, no? La cosa finale, per esempio, bellissima, vi svelo subito il finale così... È la coppia, l'amplesso, e che si trasforma in una specie di nido di ragno, no? Tutti di bozzolo, quello della seta d'una volta, tra i rami degli alberi, per questo uno pensa ai nidi di ragno di Calvino, al sentiero, no? E in questi bozzoli sta evidentemente prendendo forma una nuova vita, o prendendo vita una nuova forma, no? Sì. Che poi nelle immagini successive potrebbe andare avanti ancora all'infinito. Si ferma lì, a questa attesa di un lieto evento, diciamo così, no? Perché sembra come,
come pancia da cui nasceranno delle cose, anche perché è il frutto di una coppia, è il frutto di una coppia. Quindi c'è questa idea del mutamento continuo, e nell'idea del mutamento il passaggio da animale a vegetale, si parte col vegetale, con gli alberi, dal vegetale all'umano e all'animale è continuo. E l'umano ovviamente è quello che alla fine prende il sopravvento, e questo umano è un umano arcaico, dicevo gli etruschi, ma qui più chiaramente sono popolazioni africane come immagine, come riferimento generico che viene in mente a chi guarda, oppure le dandatrici e dandatori di Bali, no? Quelli che piacevano Antonin Artaud, insomma questo movimento continuo che è danza. Quello che manca in questo libro è la musica. Io l'ho visto anche come una sorta di musical, non solo come un libro che ti fa venire in mente certi tipi di certe avanguardie degli anni 20-30, ma ti fa venire anche in mente un disegno animato perfino di Disney quando era più astratto all'inizio, oppure quel canadese che non mi ricordo mai il nome, che faceva proprio delle figure McLaren, che cambiavano nel corso, no? Che diventavano un'altra cosa, in continuazione. Lì c'era il disegno animato, c'era il movimento, qui è fisso, però il movimento lo si sente, è la base di tutto, e in qualche modo diventa come un balletto, come una grande danza. E non a caso è una scena orizzontale, non il cinema delle origini, ma il cinemascope, diciamo, no? O vista vision, non so, quelle cose di formati più moderni, all'interno della quale c'è questo balletto, che è un po' un balletto arcaico, e un po' è anche però sempre riferimenti alle avanguardie, il balletto meccanico le ballet mécaniques di Marray, no? Cioè che anche lì siamo nel disegno animato, siamo nel movimento. Ripeto, la cosa che manca è la musica. Se queste cose fossero visualizzate su uno schermo, qui per esempio, su uno schermo bianco, avrebbero un effetto enorme, perché queste figure nere con una certa velocità che corrono, che cambiano, con una musica adeguata, che ne so, Ravel, Satie, qualcosa, sempre delle avanguardie di allora, probabilmente è una cosa che sarebbe estremamente affascinante, credo che varrebbe anche la pena di provarci. Quindi il musical, a me viene in mente il musical, mi viene in mente un grande balletto in cui le figure si muovono. Vi ricordate anni 30, Busby Berkeley, la moltiplicazione delle donne, no? Con gli specchi, l'acqua, le cose, cioè, o Vincente Minnelli nei capolavori con Fred Astaire e Sid Cherisse. Qui ogni tanto sembrano figure che hanno l'eleganza di Fred Astaire o di Sid Cherisse. Cioè c'è un'attenzione a una forma, come si può dire, molto gratificante, molto consolante in qualche modo, che però ovviamente non esclude la tensione del rapporto della lotta, no? Ci sono episodi, diciamo, qui dentro di lotta, due figure maschili che confliggono tra di loro, che si menano, insomma. Oppure gli animali, che sono animali anche qui non realistici, come non sono realistiche fino in fondo le figure umane, ma sono animali che nascono da questo mutamento delle forme e che diventano anche voraci, diventano nemici. E allora ecco che dalle forme vengono fuori piccolissime figure come dei ragnetti, che sono individui, che sono giovani guerrieri, diciamo, che aggrediscono l'animale e lo sconfiggono, no? E c'è l'idea di un ritmo molto forte. Il segno serve per scoprire, per raccontare, per scoprire delle dimensioni che ci sono, che ci sono
anche in tantissimi altri artisti, però che qui hanno questa caratteristica dovuta anche appunto al segno, alla minuziosità del segno, di questo cambiamento continuo, di questo passaggio continuo dall'animale al vegetale, all'umano, e questo è, credo, il fascino più forte di questo libro. L'altra cosa che colpisce è che qui le figure, che sembrano sempre figure di un mondo arcaico, primitivo, rimandano ovviamente a una logica da rito, no? È come se ci fosse un intervento da antropologo in qualche modo, no? Cioè, è come se si assistesse a una cerimonia sacra, in qualche modo, quasi di iniziazione, in cui si scopre questo fatto del cambiamento continuo, della mutazione, del movimento, di un mondo che non si ferma mai e che va avanti in continuazione. Le figure umane non sono mai sole del tutto, quando sono sole immediatamente si sdoppiano, si triplicano, si moltiplicano, o ne arrivano da intorno, o sono gli alberi che diventano figure umane, e queste figure umane hanno una, come si dice, la loro apoteosi quando sparisce la figura e resta una parte della figura, sembra una figura anche quella intera, in realtà sono le mani hanno una presenza costante in questo, credo anche in altre cose tue, le mani c'hanno, perché le mani hanno questo aspetto proprio anche lì del filiforme, si prestano, no? Le mani diventano radici, diventano fronde, diventano, possono diventare qualsiasi cosa, possono prendere il volo, possono intrecciarsi tra di loro e diventare massa, insomma c'è una idea del rito, del cambiamento, del rito che è un rito, chiaramente un rito, il rito della vita e della morte, il rito della nascita e della... Le fasi essenziali, no, della vita, che sono la lotta, la conquista, il conflitto, ma anche l'amore e anche la festa, anche il rito, la festa. Lì allora il musical esplode, diventa veramente dei grandi balletti. Poi dateci un'occhiata a quelle immagini, perché quello. A me ha incuriosito anche molto questa immagine. Iniziale, no, non iniziale, ma questa immagine della copertina, no? È questo, perché il punto di partenza credo sia proprio quello, quel gioco che in Toscana lo chiamavano il ripiglino, ve lo ricordate? Sì, no? Sì. Che si fa con le mani, si coda con le, che è un balletto, anche questo è un balletto delle mani che muovono questi fili, li intrecciano, li scambiano, li ritornano. Qui è proprio un ripiglino, solo che invece di essere fatto da due mani è fatto da più mani, da molte mani. L'altra cosa è il formato, ripeto, perché è orizzontale, e questo anche vuol dire qualcosa, cioè è il paesaggio, no? Non è la chiusura del ritratto, non è l'interno, capito? È sempre l'esterno, è sempre natura, è sempre grandi spazi, no? è sempre foresta, forse si chiama il bosco non a caso, perché tutte queste figure poi rimandano a questa linearità, a questa verticalità, no? L'orizzontale è il formato, ma di fatto la verticalità delle figure. Un'altra delle cose abbastanza sorprendenti, sulle quali francamente non ho le idee chiare, è che ognuno di questi capitoli ha all'inizio questi segni, che sembrano segni totemici, magici, insomma, che sembrano forme primitive, no? Oltre le apparenze c'è uno scheletro, cioè oltre noi come persone, dentro c'è una spina dorsale con delle mani, una testa e delle gambe, no? C'è queste forme, queste sono quello che dà più il senso in qualche modo
del lavoro dell'artista, diciamo, no? Cioè ripartire da delle forme astratte e farle diventare vita, farle diventare movimento reale, portarle nella vita. Cioè, è il contrario di quello che si fa di solito, che ciò che si vede si ricava gli scheletri, le essenze, no? Il verticale, l'orizzontale, il triangolare, il cerchio, le forme di base. No? Qui no, qui è dalle forme di base, da queste figure iniziali che sembrano quelle sembrano cinese, sembrano certe, no, ideogrammi, ecco, ideogrammi che diventano invece figure comprensibili, figure entrano nella realtà, diventano realtà, insomma, il simbolo che si fa realtà, no? Di solito è un'operazione contraria che avviene con molti artisti, insomma, che si raccontano le storie, si mostrano i personaggi e dietro, ragionandoci, si capisce che ci sono gli archetipi, che c'è Edipo, che c'è Macbeth, che c'è Romeo e Giulietta, non so, ecco. Qui è un po' il contrario, si parte dall'essenza, da quello che è l'intimo della figura, delle figure, per poi dargli vita, insomma, portarle alla vita. E anche questo è un lavoro un po' da sciamano, è un lavoro che rientra nel discorso del rito. L'ultimissima immagine è un'immagine curiosa, perché quella, no, da un lato ci sono i bozzoli, no? Ci sono le nuove nascite, diciamo, un futuro, dall'altro c'è la notte, no? C'è un'immagine invece dove domina il nero, però è un nero anche questo, è un nero illusorio, intanto perché è un nero solcato da strisce bianche, quindi è un nero e bianco, il bianco c'è e si capisce che due immagini dopo può anche spazzare via tutto il nero e restare solo bianco, qualcosa di bianco. E poi dentro ci sono come delle ombre che anche qui che stanno per prendere vita, cioè ci sono, beh, voi da qui non lo potete vedere, ma insomma si vede che ci sono dei movimenti interni a queste cose, che ci sono dietro in filigrana delle forme che cercano di venire al mondo, sì, no? Che cercano la loro forma, che cercano di entrare nell'immagine, nell'immaginario. Beh, questa idea del continuo nuovo cominciamento, no? Nuova metamorfosi, c'è il compimento e il cominciamento, diciamo così, usando parole postiche. C'è un inizio e una fine, però c'è una morte e una vita, no? Questo anche, come sapete, insomma, fa parte, non solo fa parte della realtà, ma fa anche parte di tutta una riflessione filosofica e artistica che c'è da sempre, insomma, morte e rinascita, l'eterno ritorno, metteteci quello che volete, Gesù Cristo, Nietzsche o chi vi pare, però è continuamente questa, o magari Omero e i greci, insomma, ma c'è continuamente questo movimento. Astratto, perché non ha una trama definita, in realtà diventa un libro filosofico, in qualche modo, no? Un libro che piacerebbe, che ne so, a Giorgio Agamben, per esempio, magari glielo porto e glielo do, perché siamo amici, no, perché c'ha qualcosa di, capito, di questa tensione che è una tensione iniziale, capito? Ma che però è quello che manda avanti il mondo, perché se non c'è questa continua metamorfosi, questo continuo scambio e cambiamenti delle forme, se non c'è questo continuo morire e rinascere, il mondo si ferma. Questo è, e quindi sarebbe un guaio, anche perché non avremmo più i grandi disegnatori qui presenti insieme a te, Pericoli, Muñoz, Elfo, eccetera, eccetera, che mandano avanti il mondo con la loro arte. Grazie.
Bene, dopo una presentazione così io sono a posto, appagato. Questo lavoro viene dopo la mia decisione, appunto, come dire, ferrea, di fare libri con dentro delle immagini dipinte, perché prima facevo il pittore o provavo a fare il pittore, sicuramente fallendo, perché c'erano delle questioni che non riuscivo a risolvere, nel senso che nella pittura io ero forse troppo magmatico e poco narrativo, perché comunque la pittura non prevede, la buona pittura non prevede la narrazione, no? Sono delle immagini fisse che poi hanno, voglio dire, quel compito di innescare delle energie in chi appunto vede, che possono essere anche delle storie, ma sono delle sensazioni che vanno a vestirci proprio, ecco, dentro. Ho scelto invece di fare libri ad un certo punto perché sentivo il bisogno di non tanto di raccontare delle storie, perché poi anche in questo libro non c'è una storia, ma di sbobinare, qualcuno potrebbe dire in altri termini o in altri contesti, delle situazioni che l'immagine fissa o l'immagine unica non riusciva a darmi. Quindi ho iniziato a fare libri perché poi mi piaceva anche il fatto della riproducibilità, del non avere un pezzo unico dove si dovesse dare tutto quanto, ecco, sulle spalle, no? Quello che appunto voglio dire o che volevo dire. Quindi con il libro invece c'è qualcosa di più leggero, c'è qualcosa di più agile, c'è qualcosa che assomiglia alla scrittura, perché comunque quel libro, se uno appunto dice libro, non pensa al libro illustrato, pensa al libro scritto subito, no? Per istinto. E io in realtà faccio questo, scrivo con i segni, è una scrittura, appunto, come diceva anche prima Goffredo, sono degli ideogrammi, ma anche quando faccio la figura umana scrivo, uso una calligrafia. Poi questo libro appunto era anche un mio modo per fare la pace con il mio essere pittore, che era sempre abbastanza frustrante per me, perché facevo dei quadri enormi, facevo dei quadri sempre molto neri, molto cupi, erano spesso degli autoritratti o dei corpi martoriati di persone che sono state trasformate in poltiglia da chissà che cosa, cosa è passato, no? E quindi era qualche cosa che mi faceva stare un po' troppo fermo, mi faceva stare proprio lì, senza quasi speranza, no? Quindi il libro in realtà mi ha salvato, e questo libro è venuto fuori dopo invece alcuni libri che avevo cominciato a fare per bambini, che resta la cosa più seria che io possa fare oggi come oggi, fare libri per bambini, ecco. Quindi questo libro mi è servito per dire: posso fare un libro utilizzando le stesse modalità che avevo quando facevo pittura, che volevano dire semplicemente molto istinto, molta urgenza segnica messa sul foglio, prima la mettevo sulla tela, in questo caso l'ho messa su un foglio, senza fare quello che normalmente gli illustratori, i fumettisti, i disegnatori che fanno un libro appunto compiono, che è uno storyboard, un progetto, degli appunti anche. No, qui non ci sono stati appunti, ci sono stati fogli. Io appunto, ecco, godo quando sul mio tavolo ci sono delle pile di fogli bianchi, perché so che non sono fogli bianchi, ma sono
ma sono tutti strati che il segno può fare, e quindi solo vedere tutta questa pila mi fa stare bene, senza fare niente, solo questa pila qui. Quindi anche spesso vado a comprare o mi faccio regalare fogli dai tipografi, perché costano meno, o perché comunque me li possono dare perché loro tanto ne hanno tanti, e io me li tengo lì perché mi piace vedere della carta bianca messa lì proprio, no? E so che posso averla a disposizione, ed è quello che ho fatto in questo libro qui, cioè mi sono preso un plicco di fogli che non mi davano preoccupazione. Questo lo dico magari per qualche disegnatore che è qua, non per i maestri, che mi fa molto piacere che siano qui, che sono i miei maestri poi, infatti questa cosa è abbastanza particolare. E cioè mi sono messo lì senza preoccupazione, perché quando si fa questo mestiere, lo si vuole fare bene, si prendono gli strumenti belli, no? Gli strumenti belli vogliono dire pennelli che possono assecondare un po' un certo tipo di discorso, che può essere fatto con la china, con l'acquarello. Cioè ci sono i pennelli per acquarello, ci sono i pennelli che possono andare bene per l'inchiostro, come anche i pennini, come queste cose qua, e ci sono delle carte, ci sono carte belle, ci sono carte importanti, ci sono carte costose e tutte queste cose. Io per fare questo libro dovevo prendere della carta che non mi faceva sentire in colpa di aver speso dico tanto. Quindi la superficie, la pelle di questo libro doveva non recarmi nessun ostacolo. Quindi io facevo fogli che erano sia lo schizzo preparatorio che il definitivo. Quello che mi faceva dire è diventato il lavoro definitivo, era un'energia che vedevo sul foglio. E l'energia buona non è il disegno fatto bene, è il disegno che mi fa capire che c'è qualcosa che si sta muovendo, che si sta avverando, e che va anche fuori, quando sono contento, va fuori dalla mia volontà. Ecco, perché se mi devo fermare ad una volontà mia, allora riuscirei appunto a fare il mio mestiere in una maniera, come dire, perlomeno sincera, no? Deve sempre succedere qualche cosa di più, e di più non vuol dire necessariamente, come dicevo prima, un disegno fatto bene, ma è un disegno che ha un'energia vitale. Nelle stesse mura di questo spazio, poco tempo fa, c'erano i disegni di Steinberg. Ecco, Steinberg è uno, insomma, delle luci, no? Ecco, grandi, e qui c'erano esposti dei disegni che sfido chiunque a dargli nome, chiamarli illustrazioni, chiamarli disegni, chiamarli studi. Sono svincolati, cioè quei disegni erano assolutamente svincolati da ogni decifrazione, ed è quello che mi ha convinto a prendere la strada del disegno rispetto alla pittura, anche se quando dipingevo disegnavo, perché prendevo del carbone o dei materiali anche molto puzzolenti, molto forti, molto ingombranti, come il catrame. Quando invece ho poi anche visto Steinberg, oppure per dire qualche cosa, un altro punto di riferimento che è Morandi mio, c'è stata una mostra tempo fa a Bologna di Ansel Kiefer. Ansel Kiefer fa delle cose monumentali, no? E c'era questo muro del pianto enorme, e mi sono detto: mazza, anch'io faccio il pittore, no? Anch'io vorrei fare queste cose qui, che erano tutti cocci, che erano legni. C'era veramente una vita ed una forza in questa opera, che era di sei metri oltre, che mi ha lasciato lì e mi ha poi anche messo una mano sulla spalla per dire: vai avanti a fare i quadri, no?
ed ero anche sì, da una parte contento, dall'altra sapevo che doveva passare molto sangue ancora. Poi vado su e c'era il museo permanente dove c'era Nivedova, dove c'era Mondino, così, e c'era una matitina di Morandi, un profilino neanche finito e poi fatto con chissà quali intenti, perché questa mano di vecchio con una 6B forse, non so, era di una forza, parliamo di un disegnino di 20 cm per 20, forse meno, che ha fatto cadere con un grande tonfo il muro del pianto che stava giù. E quindi e lì sono uscito molto confuso, perché mi sono detto, com'è possibile che un disegnino fatto con una 6B smonta tutta quella cosa che c'era giù, che è potentissima, che poi tutta la storia di quei pittori lì, che sono anche Baselitz, che sono tutti i pittori che mi hanno fatto capire molte cose, con questo pittore che era, no, voglio dire, è come una Cale che faceva cocce e bottiglie. Perché mi interessa tanto? Perché mi fa scaldare così tanto? E perché mi accende? Perché non mi ha messo la stessa mano di Kiefer sulla spalla. A Morandi mi ha proprio messo, cioè mi ha proprio preso il cervello e mi ha detto, guarda che basta anche una matita 6B. Certo, detta da Morandi però, no? Quindi io ero lì che mi sono detto, tu con una 6B e fai queste cose qui. Però mi ha fatto capire che con il disegno potevo perlomeno continuare discorsi che non avevano bisogno di strumenti invadenti, basta un tavolo, basta un foglio. Poi ci sono molti livelli. E quindi questo libro qui, torno alla base, mi ha fatto fare pace un po' con tutto quel discorso degli strumenti ingombranti, puzzolenti e dell'immagine fissa e totemica, insomma. Mi ha fatto capire che a me piace fare libri, mi piace fare libri senza troppi ragionamenti, ma mi piace appunto essere, come dire, ecco, fisico comunque, perché tu parlavi di libro filosofico, ma in realtà io sono anche molto fisico, proprio dal punto di vista primitivo. E ecco perché forse comunque ci sono queste figure, che sono delle figure danzanti, perché qualcuno ha anche detto che è un libro che potrebbe essere utile per una coreografia. Infatti io aspetto di vederlo in scena, no, c'ho anche già delle amiche che hanno visto questo libro come un canovaccio per fare qualche cosa. E appunto non parlo a sproposito di canovaccio, perché un po' tutti i miei libri dopo sono stati fatti così, almeno quelli che chiamo maratone. Questo è un libro che mi ha fatto capire che potevo fare delle maratone, maratone in senso di investimento mio di tempo e anche di, come dire, anche psicologici, cioè andare a frugare, a rovistare dentro delle cose che se non le metto lì a pennello non vengono fuori se me le dico o se me le scrivo. Cioè io uso degli strumenti che sono molto semplici, uso l'inchiostro, uso l'acqua, uso i pennelli e la matita la uso per scrivere o la uso per fare la lista della spesa, ma non la uso per fare lo storyboard, non faccio storyboard. Questo può essere, cioè è proprio, non è un discorso da illustratore il mio, no? Perché quando anche parlo a scuola, parlo sempre con gli studenti, dico, bisogna fare, cioè non dico ecco bisogna, poi io devo stare zitto, dico, ci sono normalmente degli iter che prevedono lo studio, la progettazione, la matita, poi magari si passa con la china o tutte queste cose qui. Loro questa cosa la saltano a piedi pari, perché appena parlo così loro tirano fuori il computer e partono subito in digitale e via. E io accetto, resto così.
Però il discorso del canovaccio mio è sempre questo, cioè quando realizzo libri che non sono finiti, ma che sono dei punti d'inizio per fare qualche cosa. Tu prima dicevi può essere un film animato, può essere una coreografia, può essere qualcosa che qualcun altro può prendere in mano. E questo è un po' il, come dire, ecco, il filo conduttore che appunto collega un po' tutti i miei libri. Tutti i miei libri sono qualche cosa che non vogliono essere, non hanno, sì, hanno all'interno di ogni libro un inizio ed una fine, ma sono dei libri canovaccio, cioè sono dei libri che possono essere presi e possono essere utilizzati per qualcos'altro, per fare qualcos'altro, che può essere un piccolo film corto, animato, può essere qualche cosa anche a livello di tridimensione, quindi anche delle sculture, oppure qualche cosa anche di non disegnato, quindi qualcosa di teatrale con persone vere, insomma, no? E anche Fiume Lento, che è un po', come dire, cofiglio di questo piccolo libro, Il Bosco, cioè, voglio dire, anche lui è un libro che non è finito, sono degli spunti per fare qualche cosa d'altro. C'è sia in Fiume Lento che nel Bosco sempre qualcosa che assomiglia ad una situazione in movimento e appunto ecofilmica, perché forse guardo tanti film, perché forse mi piacciono le immagini che anche nell'asteticità non sono fermi, e qui mi ricollego a Steinberg, perché anche lui è uno che quando vedi i suoi disegni ti viene voglia di andare in giro a rovistare dentro di te e in quello che quel piccolo segno povero trasmette, che ha, no? E la stessa cosa anche Morandi, però tu prima mi hai parlato di Giacometti, che invece aveva questo disegno isterico dove appunto insiste quasi a scavare il foglio, no? Queste sono le cose che mi interessano, e quindi questo libro, diciamo, che mi è particolarmente caro perché è figlio di tutta una serie di altre cose che poi sono riuscito a permettermi, ecco, perché alla fine la questione è un po' questa, nel senso che per campare poi io devo fare libri che spesso, non tanto perché non è che sono così malleabile, assecondano magari una committenza, no? Io poi provo sempre a fare gli affari miei e quelli vanno bene, però provo a permettermi a lato di appunto fare queste maratone che sono appunto ecolibri, dove nessuno mi chiede niente, dove io provo a scrivere con i materiali da disegno un po' la mia. Sono sempre delle suggestioni che appunto conoscono da quello che ho lì, cioè sia Fiume Lento che anche Il Bosco, appunto quel Bosco è naturalmente nato dallo stare nel posto dove vivo, insomma nella bassa Mantovana ci sono tutti quanti pioppetti in ordine, no? Che tu vedi se vieni in treno, che tu vedi se fai un giro sull'Argine, e mi hanno sempre affascinato moltissimo. Li ha fotografati bene Luigi Ghirri, ecco, un altro che mi piace guardare. E quindi io non ho fatto altro che vedere quello che c'era fuori, quello che c'è fuori dalla finestra, ma che ho lì, e provare senza averlo poi anche sott'occhi, perché quando lavoro c'ho solamente il foglio bianco e voglio che ci sia solo il foglio bianco, che non ci siano delle documentazioni fotografiche di nessun tipo,
sia in questo che in tutti gli altri, e quindi se ci sono delle sagome, delle silhouette, provo a farle che assomigliano a quella cosa, però nello stesso tempo provo anche a fare la macchia, provo a fare un segno che, se preso e trasformato leggermente, è solo una macchia che qualcuno direbbe astratta, no? E sta lì la mia cosa, cioè sta nella volontà di fare un gesto e nel trovare invece quella misura che lo rende figurativo per un pelo, no? È lì che a me, appunto, ecco, piace stare. Grazie. Cristina, dai gli ordini, come dobbiamo procedere? Sciogliamo la seduta, facciamo parlare il pubblico, le domande, le risposte. Farei parlare il pubblico, se ecco. Qualcuno vuole parlare. Qualcuno, sì, che vuole parlare di macchie. Adesso cos'è, non so. Nessuno? Domande? Possiamo avere qui ancora Goffredo per 24 ore? Sì, anche di più. Anche di più, eh? Le 8:20, no, un altro autore o artista contemporaneo che amo moltissimo e che ha qualche riferimento a questa cosa è Virgilio Sieni, non so chi lo conosce, è un grandissimo uomo di teatro che fa un teatro misto di danza e di danza, soprattutto danza, però fa una danza, per esempio, è straordinario quando prende i matti di un manicomio, i vecchi di un ospizio, i bambini di un orfanotrofio e crea con loro degli spettacoli meravigliosi, dove la danza è fatta da persone negate per la danza in qualche modo, ma che scoprono il movimento, scoprono il ritmo, scoprono la musica e scoprono anche la scena, la collocazione all'interno di una scena. Tu a Sieni dovresti farglielo avere. Cioè vengono in mente, appunto, lui dice Morandi, ma io parlavo delle avanguardie storiche e McLaren, no, eccetera, ma c'è una storia dietro queste immagini, per dire che lui è anche uno, insegna, è un professore di disegno, insegna illustrazione, è uno che conosce il passato, conosce gli artisti e sa quelli che gli stanno più a cuore, quelli da cui può rubare di più perché sente delle sintonie, delle vicine. Provo sempre comunque a difendermi, perché dai maestri bisogna difendersi, penso. Insomma, adesso qui c'è anche Muñoz, anche Pericoli, che appunto ci sono nato con le loro cose. Però mi devo difendere, no? Mi devo difendere, perché vengono sempre lì e ti parlano in maniera un po' spietata, perché quello che fai è sempre, sembra sempre poco, sembra sempre molto limitato, no? E allora bisogna un po' dimenticarsi, bisogna andare, come dicevo prima, a prendersi il plico di fogli bianchi e pensare che non ci sia niente se non quei fogli lì e la tua voglia di aggiungere, che poi nel disegno in realtà c'è una misura giusta di quello che si lascia stare e quello che viene aggiunto. E io appunto godo quando riesco a lasciare spesso stare. Ah beh, c'è anche certo, c'è anche Scarabottolo, che è anche un altro che sempre mi insegna. E poi ce ne sono una sfilza che sono passati di qui anche, quindi sono in un posto dove io comunque mi sento piccolo, già mi sento piccolo di mio, quindi questa cosa mi diverte molto. Hai mai pensato a fare il disegno di macchine? Ci ho provato, però ho avuto un'indigestione. Nel senso che l'ho fatta in quarta superiore con una professoressa illuminatissima, che è poi è stata quella che mi ha fatto capire che potevo andare avanti a fare segni anche più in là,
che ci ha fatto fare un cartone animato, ma in realtà nella mia classe lei voleva farlo fare a me, quindi mi sono messo lì a fare un minuto di animazione a passo uno, tutto da solo. Immagine per immagine, facendo i 24 disegni per secondo a carboncino, fotocopiati sull'acetato e fatti colorare sì lì dai miei compagni. E lì poi ho avuto un rifiuto per la meccanicità di questo lavoro. Però in classe io faccio vedere film di McLaren o film d'animazione appunto anche un pochettino âgé, insomma, perché sono quelli fatti a mano. L'unico grande film che ho visto di recente, ho visto tante puttanate, tanti film estremamente ambiziosi dai risultati molto poveri, latinoamericani e altri, la Rain, tutti personaggi che vanno, no? Faradi, altre parti, insomma, e l'unico film che veramente mi ha entusiasmato è La mia vita da zucchina, che è un film. Certo, quel film sarebbe stato. Sarebbe stato. Sì. Che fa film con degli attori veri, diciamo, fotografando, diciamo, dando tutti i dettagli della realtà, ma che sembrano così fatti con dei disegni animati mentali di questo regista, per me è tutto pensando a Wes Anderson. Sì, ma Wes sì. Anderson. Sì, c'è. Lui fa dei film con dei disegni animati. Con dei film normali, ma sì, che in realtà sì. sono dei disegni con la animati, struttura. Sì, è tutto un delirio lì, sì. Quello è l'altro lato di questo quadro. E però sempre c'è un ritorno al primigenio, all'illustrazione, all'immagine prima che venga artefatta dalla televisione, dalla fotografia di moda.